Bene, Museo dell'Olocausto, il posto che raccoglie la memoria affinché non venga dimenticato quello che è successo durante la Shoah. Molti lo chiamano l'Olocausto, l'Olocausto è parola sbagliata, l'Olocausto è offerta volontaria, cosa che non è stata con gli amici del popolo ebraico, che sono stati invece in qualche modo presi e violati, e quindi si parla di Shoah in questo senso. Questo è uno dei posti più incredibili e inquietanti che ci sia sulla terra di Israele. Credo che ogni persona, ogni ragazzo, ogni ragazza debba venire almeno una volta qua per vedere che cosa la storia ha combinato. Stiamo entrando, andremo a vedere un pochettino alcune delle risorse che ci sono qua dentro per non dimenticare, e soprattutto una parola a quanti amano ricordare gli ebrei morti, gli ebrei sopravvissuti alla Shoah, e quindi li amiamo, li ricordiamo, senza però fare in modo di non amare e non onorare gli ebrei che sono oggi vivi. E quindi da un lato ricordiamo gli ebrei morti e questo mausoleo straordinario ne è la prova, dall'altro però vorrei che le stesse persone, ecco, che in qualche modo anche celebrano la giornata della memoria, gli stessi governi che la onorano, poi non finiscano col non onorare e il non amare gli ebrei vivi, rifiutando a loro il diritto di avere una terra, rifiutando il diritto di avere uno Stato, rifiutando il diritto di esistere. Siamo nel Wadi Hashem, il museo della Shoah. Entriamo e vediamo questa tremenda realtà. C'è parecchia gente, davvero tanta gente. È una bella, bella struttura. Allora, intanto cominciamo col vedere il plastico di tutta la struttura. Per visitarla ci vorrebbe quasi una mezza mattinata, noi faremo soltanto un viaggio veloce, ma questo è il plastico, eccolo qua. Siamo adesso nel giardino dei giusti, dedicato a persone non ebree che hanno aiutato il popolo ebraico e meritano appunto l'appellativo di giusti. Ecco qua, potete guardare, state vedendo, straordinario, straordinario. Andiamo avanti, proseguiamo. Qua abbiamo individuato, ecco, un italiano, questo è un italiano, un giusto, si chiama Ezio Giorgetti. Eccolo, ma ci sono tanti, tanti italiani in questo giardino dedicato ai giusti, a fianco al nostro italiano. Vediamo due inglesi, tantissimi poi inglesi anche, di suggestivo e straordinario. Questo invece è l'obelisco, sempre nel giardino dei giusti. Guardate quanto è bello, davvero molto molto bello, incantevole, bello. Ci troviamo adesso nella stanza della memoria, la andremo a vedere, eccola qua. Questo è incredibile, pieno di davvero pieno di memoria di fatto, eccolo qua. Ecco, sono tutti i nomi dei campi concentramento su pietra nera, insomma ci ricorda un po' quello che è stato, speriamo non debba più essere. Vedete la fiamma che è accesa 24 ore su 24, tutti i giorni, tutti i momenti, del posto questo forse più importante, poi i capi di Stato, le personalità vengono condotte sempre qui, ogni volta vengono a visitare il museo dell'Olocausto, lo Wadi Hashem. Entriamo adesso nella stanza dedicata ai bambini, un posto molto toccante, lo vedrete. Prima abbiamo visto la stanza della memoria per tutti i 6 milioni di ebrei uccisi, questa è una stanza dedicata ai bambini. Ci entriamo e cercando in qualche modo di riuscire, se non a comprendere l'atrocità che è stata fatta, almeno la speranza che questo non si ripeta mai più. E qua ci troviamo nella stanza dei bambini, potete ascoltare i nomi che vengono recitati agli oltre mezzo milione di bambini uccisi durante la Shoah, con le varie nazionalità, il nome e cognome suggestivo, molto molto suggestivo, è incredibile. Dina Chudnovsky, 2 years old, Ukraine. Ida Chudnovsky, 17 years old. Siamo alla fine del nostro percorso, questa è una grotta che rappresenta appunto nella cultura ebraica la tomba di quelli che sono stati 6 milioni di ebrei uccisi. È assolutamente importante e doveroso ricordare gli ebrei che sono rimasti uccisi, che sono morti, e il modo migliore per ricordare la Shoah è quello di onorare il popolo ebraico vivo. Onoriamo il popolo ebraico. Rispettiamo il loro diritto di esistere e il loro diritto di avere uno Stato e di avere una casa dove vivere. Questo è il modo migliore per ricordare gli ebrei che sono stati uccisi nell'Olocausto. Da Gerusalemme, Yad Vashem, Luca Dan, per Radio Zoe.